Ciao a tutti e ben ritrovati sul mio canale. Oggi nuovo video in collaborazione con il sito Panda All Selected. Vi lascio anche il codice sconto che potete utilizzare. Realizzeremo insieme questo cuoricino che può essere utilizzato come charm. Qui ho inserito le perline Eishi con questo distanziatore. Volendo potete inserire anche lo charm a questi portachiavi che sono in acciaio e sono sia a forma di stella sia a forma di cuore, come una cosa aggiuntiva. Sono molto molto belli, oppure potete rivestirli. Allora, le perline Ishi invece sono queste. Questo qui è il codice, le ho già inserite, sono in diverse colorazioni. Con queste si possono fare orecchini, bracciali, collane, insomma a vostro piacimento, avete una vasta scelta. Adesso sistemo i materiali e ci mettiamo al lavoro. Allora, i materiali che ci serviranno per realizzare il cuore sono Super Duo Rokai 80 Miyuki, Rokai 110 Miyuki, Rokai 150 sempre della Miyuki, cipollotti 4x3 mm, filo Miyuki e un ago extra fine della Miyuki. Come prima cosa dobbiamo inserire. Allora, prendiamo prima un cipollotto. Poi una Rokai 80, un altro cipollotto, un'altra Rokai 80, un cipollotto, un'altra Rokai 80 che mi è volata, un cipollotto e concludiamo con una Rokai 15. Quindi dobbiamo inserire 4 cipollotti, poi 3 Rokai 80 e una Rokai 150 per ultima e chiudiamo a cerchio. Nel momento in cui abbiamo chiuso a cerchio, usciamo da un cipollotto che precede la 150 e facciamo già la punta del cuore. Quindi prendiamo 3 Rokai 11 e ci inseriamo nel cipollotto successivo. Tiriamo bene, poi usciamo da questa Rokai 80, prendiamo una Rokai 80, una Super Duo e 3 Rokai 150. Portiamo giù, ci inseriamo nel foro libero della Super Duo e poi prendiamo un'altra Rokai 80 e ci inseriamo qui. Poi ancora una Rokai 80 e una Super Duo. Rokai 80 Super Duo. Mi si è sfilato l'ago, allora infilo e ritorno. Quindi dicevo Rokai 80 Super Duo, 3 Rokai 15, 1, 2, 3. E mi inserisco nel foro libero della Super Duo. Tiriamo bene. Dopodiché prendiamo una Rokai 80 e ci inseriamo qua. Entriamo nella Rokai 80 nel cipollotto. Dopodiché, se vogliamo che si stia più a punta qui, entriamo nella prima, saltiamo la seconda e ci infiliamo direttamente nella terza. Tiriamo sempre bene. Dopodiché risaliamo. Tiriamo quello che non ho fatto io bene, fino ad uscire da questa seconda Rokai. E poi prendo 1, 2, 3, 4, 4 Rokai 15 e mi inserisco nella stessa Rokai ma dall'altro lato. Dopodiché è terminato il cuore, inserisco qui questo il chiodino e poi con la pinza apposita One Step Looper faccio la solina. Se vi interessa ve la mostro in un video apposito. E il gemello dell'orecchino è terminato, come vedete
anche il cuore è velocissimo da fare, può essere utilizzato come charm, come ciondolo per una collana, come chiudipacco, come volete voi, insomma. Quindi al momento vi saluto e alla prossima. Ciao a tutti! Inoltre, scaricando l'app di Panda Hall che vedete ed effettuando l'iscrizione, potrete avere uno sconto di 10 dollari su una spesa di 139 dollari. Poi, nell'info box, vi lascerò il link che vi permetterà di scaricare questa applicazione.